Oggi ci troviamo sulla strada del vino e dei sapori del Friuli Venezia Giulia. Io sono Federico e vi do il benvenuto all'Osteria Turlonia. Stiamo iniziando la preparazione del Tocci in Braide, quindi questo piatto tradizionale con una lunga storia. Brevemente, la traduzione letterale di questo piatto è intingolo nel podere. Cosa significa? Se andiamo a studiare un attimo la nostra storia antica, prevede che tutte le case avevano sicuramente della farina di mais perché la polenta era la regina delle nostre tavole, sicuramente c'era del buon formaggio e sicuramente anche una parte grassa che poteva essere il burro o piuttosto che strutto o vari lardi. Stiamo adesso preparando la polenta, in questo caso utilizziamo un mais marano, quindi un'antica varietà. Anche questa di mais è poco produttiva, che fa tre pannocchiette molto piccole per pianta e in questo caso rigorosamente macinata a pietra. Sopra questa bellissima polenta una fonduta di formaggio, molto meglio se delle nostre malghe friulane o delle nostre malghe pordenonesi, con una media stagionatura almeno di 4-6 mesi, che sia abbastanza deciso, e la morchia. La morchia è anche questo, come dicevo prima, non mancano i grassi, non manca la farina, quindi sicuramente una buona farina di mais cotta nel burro molto lentamente affinché diventi color nocciola e prenda proprio questo profumo intenso di nocciola e diventi croccante il granello di farina di mais, che servirà appunto come intingolo per andare a completare il piatto. Sicuramente questa è la base, perché in tutte le case non mancavano questi tre prodotti, ma ai tempi odierni si può tranquillamente arricchire con dei funghi, quando è la stagione dei funghi, con sicuramente della buona salsiccia di maiale, soprattutto in inverno che c'è la tradizione dell'arte norcina in tutto il Friuli Venezia Giulia. Oppure ci possiamo mettere la pitina, anche questo. Questa polpetta tipica pordenonese a base di carni di capra o pecora o selvaggina, leggermente affumicata, molto decisa, quindi, ma se vogliamo possiamo tranquillamente deviare anche nei vegetali, quindi sicuramente abbiamo delle ottime rape in questa stagione invernale, come i cavoli, come delle verze stufate, vi posso dare un sacco di idee. Questa è una base, arricchitela come vi piace. Lo abbiniamo ad un pino bianco. Magari bello maturo della nostra regione. Seguiteci sui nostri canali social perché non ci fermiamo mai e abbiamo tante novità da svelarvi e speriamo di accogliervi al più presto in osteria.